parole sono importanti. Buondì, sono sempre io, Marco, lo stesso dei ringraziamenti per i 10.000 caricamenti sul canale F2M Italia. Bene, allora, come promesso, contribuirò anch'io a caricare qualche video appunto sul canale F2M Italia. Ovviamente comunque le caricherò anche sul mio canale, che è un canale che comunque gestisco ormai da 2 anni e che ho aperto appunto per contribuire a far conoscere comunque meglio la mia realtà, che poi è quella F2M. Ma soprattutto comunque per far sentire meno solo chi comunque affronta questo percorso come me. Ecco, diciamo che appunto 2 anni fa mi ero reso conto che su YouTube di video che comunque in qualche modo rappresentassero la transessualità maschile in Italia non ce n'erano. Di video americani, vabbè, una fracca, e grazie al cielo che c'erano, ma insomma di video comunque di ragazzi F2M italiani non ce n'erano. Insomma, così mi balenò appunto l'idea di comunque caricare qualche video sul mio percorso chirurgico. E, insomma, poi alla fine da qualche parte dovevo pure iniziare. E così ho fatto. Ecco, questo appunto è il mio canale YouTube. E niente, insomma, mattoncino su mattoncino ho cercato appunto di costruire qualcosa di più solido per poter comunque dare un aiuto un pochino più concreto a tutti coloro che comunque avevano bisogno di informazioni più mirate sul percorso di transizione. E così appunto 2 anni fa ho fondato una mailing list F2M che si chiama F2M Tutto Tondo e un sito che si chiama La Metamorfosi F2M. E niente, sono comunque spazi web con i quali ho cercato fino ad oggi di divulgare più informazioni possibili appunto per quanto riguarda il percorso di transizione F2M. Ecco, diciamo che insomma da 2 anni a questa parte non sono stato proprio con le mani in mano, anche perché voglio dire, posso ben capire quanto comunque può essere brutto sentirsi soli con questo disagio sulle spalle. E quindi insomma nel mio piccolo ho cercato appunto di far sentire comunque meno solo chi comunque si ritrovava ad affrontare questo percorso, che posso garantire che è tutto fuorché facile. Vabbè, dai, possiamo iniziare con una piccola presentazione. Allora, appunto, io mi chiamo Marco Michele Caserta, piacere. Ho iniziato il mio percorso di transizione 4 anni e mezzo fa e sono in terapia ormonale da quasi 3 anni. Ho già fatto 2 interventi, di cui uno neanche il mese scorso. Sono ancora, diciamo, in fase di recupero. E infatti è anche per questo che ho ritardato a fare questo video. E che dirvi, per me la transizione è stata una completa rinascita, mi ha cambiato completamente la vita, anzi se proprio devo dirla tutta mi ha salvato completamente la vita. Che dirvi, vabbè, ci sarà modo e tempo insomma per raccontarvi tutta la mia storia, anche se comunque credo che qualcuno già la sappia, insomma chi comunque segue abitualmente il mio sito, ecco, però insomma raccontare la voce fa tutto un altro effetto. Ecco, a dirvela tutta, è già da un annetto buono che comunque ho il desiderio di caricare video parlati, insomma di non caricare i soliti video con fotografie, percorso chirurgico, eccetera eccetera, anche se comunque sono importantissime anche quelle, però insomma non bastano, anche perché comunque sono il primo a pensare che si transiziona prima con la testa e poi con il corpo. Perché la transizione non è solo un percorso chirurgico, la transizione è prima un percorso interiore e poi un percorso chirurgico, almeno insomma, io la vedo così, poi ovviamente ognuno è libero di pensarlo come meglio crede. E quindi niente, da un po' che ho questo desiderio di caricare video di questo tipo, solo che vuoi per un po' di timidezza, vuoi per un percorso burocratico piuttosto intenso, non mi decidevo mai a farlo. E poi appunto l'idea di mettere su questo canale appunto F2M Italia mi ha dato l'input ed eccomi qua. Non so, dato che comunque questo video appunto lo prometto già da un po', cercherò di recuperare partendo appunto dalle origini. Bene, allora partiamo con 2 termini base. Che sono praticamente 2 termini che rappresentano in primis la transessualità, e sono identità di genere e disforia di genere, o se preferite disturbo di identità di genere, è la stessa cosa.
Quindi, insomma, quando parliamo appunto di identità di genere, non parliamo nient'altro che di un sentire, il nostro sentirci uomini o donne, o entrambi o nessuno di essi. Ma questo è un altro discorso un pochettino più complesso che comunque affronteremo più avanti. Invece, quando comunque parliamo appunto di disforia di genere, non parliamo nient'altro che di un disagio e non di una patologia mentale, sebbene nel manuale di classificazione dei disturbi mentali, ahimè, si è ancora classificata come tale, ancora oggi nel 2012. Ma i suoi la disforia, che cos'è? È il termine genere, che vuol dire? Ecco, in poche parole, disforia è il contrario di euforia. In parole spicciole, è un'alterazione dell'umore. Invece il termine genere sta per genere femminile o genere maschile. Ecco, diciamo che quando si associa il termine disforia al termine genere, ciò significa che questo disagio, in cui comunque un individuo non si riconosce nel proprio sesso biologico, è legato inevitabilmente all'identità di genere, che in quel caso specifico non corrisponde appunto al sesso biologico di chi vive tale condizione. Ecco. Insomma, parliamo comunque di un disagio. Parliamo di un problema, ma non parliamo di sicuro di una patologia mentale. E poi parliamoci chiaramente, ma da quando qua le patologie mentali si curano chirurgicamente? Ecco, questo è il mio vecchio articolo, niente di particolare, eh? Però insomma è un articolo nel quale affronto appunto questo tipo di discorso, insomma, per chi ha voglia di leggerselo è lì. Ecco, prima di parlare comunque di transessualità nello specifico, volevo appunto partire dalle origini, insomma dall'identità di genere. Quindi, quando parliamo di persone transessuali, femmine o maschi, è indifferente, parliamo appunto di persone, E voglio dire la maniera la cui identità di genere, che appunto come abbiamo detto è il nostro sentirci uomini o donne, è in perenne contrasto con il proprio corpo, praticamente con il proprio sesso biologico. Per questo motivo ora il problema si risolve chirurgicamente, adeguando il corpo alla mente, e non più il contrario. E insomma, non vorremmo mica tornare ai tempi in cui cercavano di guarire persone transessuali, imbottendole gli ormoni del proprio sesso biologico per poi vederle tutte sicile. Vero? Che cari ai tempi, eh? Cercavano di risolvere il problema adeguando la mente al corpo. Pensavano che così sarebbero tutti ritornati sulla retta via. Ma che retta via, che retta via! Qua non c'è nessuna retta via da seguire, va bene? E che cavolo, ora una soluzione c'è. Certo, non è una bacchetta magica, eh? Che questo sia ben chiaro. La transizione non porta a diventare biologici, però può portare comunque serenità, può dare comunque sollievo a chi comunque vive questo tipo di conflitto dentro di sé. Per questo vi dico ragazzi di non sentirvi soli perché non lo siete. Ecco, diciamo che per il momento vi ho fracassato anche se troppi marroni. Perciò, al prossimo video! No, Alte, prima di staccarmi dai vostri marroni volevo quantomeno fornirvi quelle che si chiamano le informazioni base sul percorso di transizione. Allora, questa è la lista degli step che si fanno quando si intraprende questo percorso. E questa è la lista delle strutture ospedaliere specializzate appunto in disforia di genere, sparse per l'Italia, e che comunque lavorano col servizio sanitario, alle quali potersi rivolgere. Ciao a tutti, gente!